È napoletano l'autore di questo spettacolare colpo di bravura. Massimo Bolognino, 42 anni, è uno dei più quotati giocatori al mondo di calcio da tavolo. Nel suo circolo, il centro polifunzionale di Soccavo, sede del club Eagles Napoli, si svolgerà sabato 22 e domenica 23 la sesta edizione del torneo International Open of Naples, cui prenderanno parte oltre 100 specialisti di variegata provenienza. È un evento di risonanza internazionale. Quest'anno abbiamo un bel numero di stranieri provenienti dal Portogallo, dall'Inghilterra, da Malta, dalla Spagna, quindi sarà un'ottima edizione. Il calcio da tavolo nasce negli anni 90 come evoluzione agonistica del popolare gioco del subbuteo. Un incrocio fra il biliardo e gli scacchi, lo definisce Bolognino, perché accoppia tecnica balistica e invenzione strategica. Oltre al torneo Open, vi saranno competizioni per fascia d'età, una gara femminile e una sezione riservata ai giocatori disabili. Nel 91 praticamente è stato il primo torneo ufficiale, nel 94 il primo mondiale, poi siamo arrivati fino ad oggi che conto 16 mondiali vinti, 4 individuali e 12 a squadre. Ci abbiamo una sede al polifunzionale di Soccavo, abbiamo fatto un bel gruppetto, abbiamo il campione del mondo Under 12, che è Marco Di Vito, che è il secondo anno che ha vinto il mondiale Under 12. E come tutti i giochi di disciplina, anche il calcio da tavolo può diventare occasione di arricchimento pedagogico e di aggregazione costruttiva dei ragazzi attraverso l'interazione con le scuole. Una sinergia tra, diciamo, il privato sociale sano e l'istituzione che si mette, si pone da garante rispetto a questi slanci, diciamo, che vengono appunto dalla società civile a costo zero. Tutto questo quindi è ancora più apprezzabile. È necessario che insieme si crei una rete di protezione che consenta ai nostri ragazzi e ai nostri giovani di vivere e di crescere nel modo più sano possibile.